ma scusi, ma cosa sta facendo lei? Questo è un telegiornale, ma... Ma che cosa è un telegiornale? È il mio bar. Come il suo bar? Questo è uno studio televisivo. Guardi, lei deve andare via, mi dispiace, scusate. Proprio sarà? La prima puntata. Ah, si porti dietro anche questo, scusi? Oddio, anche qui, grazie, scusi. Ma prego, si figuri. Ma guarda come dobbiamo iniziare. Siamo in onda? Ah, amici ascoltatori, a nome di Report Web TV vi diamo i benvenuti alla prima puntata di Gianji Magazine. Cos'è il Gianji Magazine? Non lo so più, perché avete visto come abbiamo iniziato. Ma è possibile che un telegiornale parta così, con la donna delle pulizie? Vi ringrazio perché siete numerosissimi. Ci avete mandato tante web, tante, sì, non si mandano tante web, ci avete mandato tanti sms, tante cose, insomma, vogliamo iniziare o no? Perché sennò qui non parte questo Gianji Web, insomma, questo Gianji Magazine. Iniziamo seriamente con la prima notizia. Sei pronto in regia? Allora, 120 milioni di preservativi cinesi ritirati dal mercato, sono bucati. Ora si spiega perché la Cina è sovrappopolata. Ecco, vedete, un tributo, sgominata una cellula islamica, 6 arresti in Puglia, sequestrate le orecchiette esplosive. Il comune di Cento ieri ha annunciato la partenza del progetto raccolta differenziata, porta a porta. Stamattina alle 6 ho trovato Bruno Vespa in cortile. Ecco, come TG che si rispetti, come TG Gianji Magazine, o la nostra inviata Antonella che dovrebbe sentirci, che è inviata in un fatto molto importante. Pronto? Ci sei Antonella? Pronto Antonella? Antonella? Sì, dimmi. Ma non sei Antonella? Siete nel New Hampshire? Siete negli Stati Uniti? No, vengo adesso. Ma come? Sì. Ma cos'è sta roba, Antonella? Amore. Basta, vi prego, basta. Ma cos'è? Era Antonella o era una... Avete sbagliato a... Ma che roba, guarda, veramente, ma questo non sembra un telegiornale. Sentite, andiamo avanti con le notizie. Mark Zuckerberg, creatore di Facebook, dovrà pagare 1 miliardo di tasse stamattina, ha negato l'amicizia all'esattore. Ecco, guardiamo la foto, ecco. La saga di Harry Potter, sì, la saga di Harry Potter si arricchisce di un nuovo capitolo. Il maghetto scopre il sesso, la sega di Harry Potter. Bene, speriamo appunto che ci sia adesso Antonella. Antonella, ci sei? Antonella? Sei collegata? Adesso proviamo a rifare il suo numero. Pronto Antonella? Pronto? Pronto Antonella? Ciao Gianji. Ma prima eri tu? Perché io? Eri tu, ti abbiamo provato a chiamarti. No, non ero io. Non eri tu, meno male, perché veramente è una cosa vergognosa. Ho sentito. Ciao Gianji. Senti, abbiamo proprio uno scoop. Leggo qui, sonnambulo si spara in una gamba mentre dorme. Spiegaci, cos'è successo? Sì, Gianji, ci sono molti casi di sonnambulismo e a volte certe persone durante il sonno fanno cose molto strane. Lo so, anch'io. Io quando dormo, insomma, russo, ecco. Sì? Beh, senti questa. Un uomo del New Hampshire è stato ricoverato in ospedale dopo essersi sparato ad una gamba mentre dormiva. Mentre dormiva? Cosa dormiva? Con la pistola? Non capisco. L'uomo si sarebbe alzato dal letto, avrebbe preso la pistola e poi gli sarebbe partito un colpo che lo ha ferito al ginocchio. Io non ho mai sentito che uno dorme e forse voleva ammazzare la moglie. Ma il rumore dello sparo ha svegliato l'uomo, e ci credo. Sì, la donna non, cioè, vive da solo questo. Ma qui, oltre a lui, in casa c'era solo la moglie, che però appunto sono gli ultimi istanti dell'incidente. Gli agenti stanno cercando di capire dove fosse conservata la pistola. Io spero almeno non sotto al cuscino. Comunque, anche se prevedono che le indagini si concluderanno con l'archiviazione senza denunce o accuse di alcun tipo. Ma scusa, ma la donna dormiva con lui, sua moglie? Pare di sì. Però lei ha visto solamente gli ultimi istanti dell'incidente. Io non so effettivamente se questa moglie è così affidabile. Chi lo sa? Ringraziamo la nostra Antonella per questa notizia. Mi raccomando, la prossima volta che ti chiamiamo cerca di essere sul posto, se no non ti paghiamo più, hai capito? Ok, vedrò. Mamma mia, ma dove sono finito? Questo è veramente un bar, ma non è un telegiornale. Sentite,
andiamo avanti, anzi abbiamo un ospite che è un professore di ornitologia, è vero? Esatto! Posso entrare, Gianluca? Ecco, entri pure dalla porta. Ma cos'ha in mano lei? Cos'è, fermati! Mamma mia! Ce l'hai sopra la testa, Gianluca! Cosa c'ho sopra la testa? Hai le mie pulci! Che pulci, scusi? Ti spieghi? Le devo ammaestrare! Ma lei non è un professore? Lei... No, certamente che sì, sono un emerito. Sono un professore emerito in ornitologia e la mia materia principale è domatore di pulci. Di pulci? Di pulci, di formiche, tutti quegli insetti che ci sono. Ma cosa gli è venuta questa cosa, cioè questa vocazione da bambino? Cioè, avevo un cane, non veniva lavato, non era cucina. Sì, avevo molti cani, non venivano mai lavati, ero pieno di pulci e quindi ho deciso di ammaestrarle, perché una pulce ammaestrata, diciamo che è molto meglio che una pulce selvatica, no? Ma lei lo fa di mestiere o è un hobby? Di mestiere, io insegno agli studenti ad ammaestrare gli insetti, soprattutto le pulci, e quindi lo posso fare anche qui se vuoi, proprio. Ci faccia vedere appunto una prova. Ne prendo un paio. Sì. Ah, c'è da dosso, mamma mia, che schifo. E qua. Sì, una lì. Ed è Gigetta. Ah, ci ha dato anche il nome. L'altra, aspetta, cos'è? Lo trovo. Ma non ne ha tanto. La trovo. Dai! Cosa dai? Pinuccia, cosa fai? Sono due femmine. Pinuccia e Gigetta. Sì. Era sopra qua da te, ti chiedo scusa, ma no, prego, capita. È pronto? Sono pronto. Ora ti farò vedere. Sì. Il doppio giro della morte. Gigetta prenderà il posto di Pinuccia e Pinuccia prenderà il posto di Gigetta. Signore, non abbiamo mai visto in televisione una cosa così. E siete emozionati? Ok. Vai. Sono pronte, come vedi? Le vedo. Sì, guardatelo, signore. E dov'è? Dove è finita? Aspetta. Parte Pinuccia. Fantastico. Allora, veramente, applausi a scena aperta. Noi la ringraziamo, veramente, è stato un piacere. Non vuole vedere un altro numero incredibile. Ce lo faccia vedere. Io comincio già a prudermi, non è che c'è qualche altra pulce che mi è venuta addosso. Sicuramente potrebbe essere anche... Ci facci vedere un altro, ce lo facci vedere. Allora, questo è un numero molto molto impegnativo. Si vede la faccia. Sì. Infatti adesso partirà Gigetta, che prendiamo, che mettiamo qui. Sì. Gigetta partirà, farà un triplo avvitamento. Addirittura. Con finale tuffo in piscina. Ma fantastico. Siamo pronti? Vadi. Ci manca la piscina. Ecco fatto. Vuoi contribuire? No, fa veramente schifo lei, sa? No, la piscina che ha, no? Scusa, Sì, uno quello che si merita. Gigetta, sei pronta, Gigetta? Pare che noi dobbiamo ci oscuro, ma... Signori, fantastico, un applauso a scena aperta, ringraziamo il signore. No, non c'è un nome lei? Io certo, io sono Antonio Domatore. Ecco, Antonio Domatore, ecco, la ringraziamo. Io comincio già a grattarmi, se ne vada. Arrivederci, grazie, ecco, Gianluca! Ma come si può andare avanti così? È tutto un prurito, guardate che roba, non si può andare avanti. Partiamo di andare avanti allora. Seriamente passiamo alle altre notizie. Secondo alcune ricerche, lo scimpanzé di Tarzan Cheetah era campione regionale di orangotango. Questo conduttore, che lo vediamo nella foto, ecco, Fabio Fazio, condurrà un programma di cucina per la TV giapponese. Che tempura che fa! Questa è una notizia papale. Felicissima la bimba alla quale Papa Francesco ha firmato la gamba di gesso in piazza San Pietro. Dopo 10 minuti l'ha messa su eBay. Si dice eBay? eBay. Nicola Sarkozy ha espresso la volontà di essere sepolto quando morirà in un sarcofago. E per finire, una notizia storica: pensate che nel Far West, secondo una recente ricerca, nel Far West le funzioni religiose indiane terminavano con la frase "scambiatevi un segno di Apache". Dopo questa notizia abbiamo qui in studio, finalmente è arrivata dagli Stati Uniti, la nostra Antonella.
Signori, abbiamo qui, pensate, dagli Stati Uniti, neanche né un poco di meno che un secondo, un nano Hertz, la nostra Antonella. Antonella, allora come va, eh? Ciao, stato bello il viaggio e i poteri del web. E come telegiornale che si rispetti, si conclude con le previsioni del tempo, perché siamo in un mese freddo, dicono, a gennaio. Ecco, dacci un po' la situazione com'è del tempo. Allora, il servizio meteorologico dell'aeronautica, in collaborazione con il servizio di igiene mentale, comunica i seguenti dati. Chichi. La nebbia di Irticolli, piovigginando, sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mare. Ma per le vie del borgo, da Rivolir dei Pini, va l'aspro odor dei vini, l'anima a rallegrar. Gira su ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, va sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar. Tra le rossastre nubi, stormi d'uccelli neri, con esuli pensieri, nel vespero migrare. Signori, abbiamo trasmesso le previsioni del tempo. Siamo giunti alla fine di questo telegiornale e come ogni volta io dirò una frase che vi accompagnerà per tutta la settimana. Dilla tu, guarda, questa frase che dovete scolpirla nella vostra mente e dirla tutti i giorni quando voi vi alzerete, quando voi chiuderete le vostre palpebre, non per sempre, ma per dormire, quando voi, insomma, quando vi pare, dovrete dire questa frase. Non esistono donne brutte, dipende solo da quanta vodka bevi. Signori, ringraziamo questa nuova TV, Reboot Web TV, è il nostro sponsor, questo bar 374 Caffè, e niente che dire, arrivederci alla prossima puntata, da Gian Gironcato e da Antonella Gori.